Ragazzi, lo sapete, a me piacciono le BMW M e oggi ne ho portata una molto speciale. Sempre Ari, il ragazzo che ci ha portato la Dodge Challenger un po' di tempo fa, è riuscito a fare uno scambio tra la sua macchina e questa F82 M4, non M3, perché dopo, diciamo, la versione V8 hanno iniziato a fare la due porte in versione M4. Ragazzi, la storia è sempre la stessa. Anni 80, tra gli 80 e i 90, DTM tedesco. La BMW aveva diciamo, la scatoletta quadrata a quattro ruote, la E30, ci hanno messo un motore potenziato, hanno iniziato a portarla nel DTM, hanno iniziato a vincere, la macchina andava alla grande. La macchina ha iniziato a piacere alla gente, da che la seconda versione, la E36, quella prima delle mie due M3 ragazzi, l'hanno fatta apposta e l'hanno creata soprattutto per, diciamo, gli appassionati. La macchina è piaciuta tantissimo e poi sono passati al 6 cilindri in litio potenziato, che era, diciamo, una versione maggiorata di quella di prima. Anche quella macchina fantastica, a me piace così tanto che ne ho due, per poi passare finalmente al motore che potesse competere con le americane, il V8, che è piaciuto anche quello, sempre naturale, ma poi è giunto il momento di combattere contro le emissioni. Ovviamente lì un po' tutti prima o poi soffriranno, anche FCA ci è arrivata ultimamente con l'abbattimento delle nuove Challenger. Infatti, Aria ha avuto una delle ultime, cioè è una delle ultime persone che la vediamo con le Challenger, ma poi, dopo averla venduta, è passato alla F82. Doppio turbo. In generale questa avrebbe 462 cavalli, ma la sua l'hanno portata con lo Stage 2 a 500 e passa. Fa la botterella quando acceleri e quando cambi. Fantastico. E oggi la proveremo. Vi dirò al volo come sarà la ciclistica, parleremo dei problemi della macchina, ci divertiremo un po' e la faremo guidare anche ad Ari, che ci spiegherà in inglese un paio di cose. Questo video lo vedrete sia in italiano che in inglese e vediamo un po' com'è questa macchina. Io l'ho già guidata, non questa qui, ne ho guidata un'altra. La macchina è manuale, è una, diciamo, delle macchine moderne che fortunatamente l'hanno lasciata manuale, che è una cosa bellissima. Secondo me un grande grazie a tutti gli appassionati di auto. E secondo me rimane comunque una delle macchine migliori al mondo, anche nelle versioni più moderne. A me piace più la vecchia perché non è tanto potente, ma questa qui sicuramente anche in pista, quando ci guidavo con le mie, è quella che ci batteva sempre. Tra potenza e, diciamo, andamento, sospensione, tutto quanto, è una macchina fantastica. Passiamo alla guida. Allora, già vi posso dire che a differenza della Challenger c'ha una frizione morbidissima, vi dirò quasi più morbida della mia M3. Porca vacca, proprio sembra elettronica, non sembra neanche. Is the clutch electronic or is it hydraulic? È stato electronic. Che cazzo di macchina, oh! This is the worst of mine, almost. Se io non tocco l'acceleratore, can you film on my leg? Allora, se io non tocco l'acceleratore, vado giù per il volante. Madonna, che scappetti! Oh mio Dio, che cazzo di macchina è? Ma che cazzo di macchina è? È assurdi. Voglio vedere un po' le curve come sono. Vediamo un po', vediamo se sto sumaro del cazzo se leva dai coglioni. Andiamo dritto. Vediamo se scoda un pochetto. Madonna santa, ma che cazzo di macchina è questa? La Challenger è potente, ma questa è leggera, sembra molto più veloce. Cioè, poi curva, porca troia. Cazzo, solo in seconda può battere la mia questa, porca troia. Innesco bellissimo, senti il dietro che vuole pushare. Che cazzo di frenata! Ragazzi, è fantastica. Allora, come vi dico già, molto analog, per essere una macchina moderna. How old is this car? Which year is it? Ok, 2015, quindi già la macchina votata elettronica. Sì, abbiamo incontrato le azioni che si è attivata un casino di volte, soprattutto in curva, perché comunque c'ha più cavalli di origine, quindi la macchina vuole scodare, la vedi proprio che spinge, 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 ma veramente figa. Devo dire che per essere moderna è abbastanza analog. Vi dirò, potenza
Forse troppo per la città per girare in giro, ma se la porti in pista, secondo me questa è una gran macchina. È molto naturale. Ci ho notato che ogni volta che la metti in curva, il davanti piantato, il dietro proprio scivola quasi naturalmente. Proprio vuole andarsene poco a poco, ma senza uscire troppo. E poi se esce troppo, il controllo di trazione inizia a partire. Mentre il mio controllo di trazione è molto più, diciamo, invasivo, perché è uno dei primi, non è così sofisticato, questo ti protegge. Poi ovviamente lo puoi anche cambiare in base alle tue esigenze. Non lo toglierei mai perché questa macchina ha troppa potenza, cioè qui veramente ammazzi pesante. Il fatto che posso partire seconda senza neanche accelerare è fantastico. Diciamola, come macchina primaria da usare tutti i giorni, a parte che c'hai quattro posti belli comodi, e in confronto a me, cioè la cosa bella è che la macchina è comoda, ragazzi, è veramente comoda. Sì, cioè sarebbe una bella macchina da avere per tutti i giorni. Yes. Ci piace, approvata, ci piace, mi piace tanto la mia, ma questa devo dire che mi è piaciuta veramente tanto. Grazie, è tutto. Se vi piace questa serie, lasciate subscribe e lasciateci sapere che cazzo di macchine volete che vi facciamo un review sopra. Ciao, di che cosa?